Mi sono appena alzato e già mi sento male, mi fa soffrire la cervicale. E poco dopo il mal di testa mi ha sorpreso, mi sa che ho preso pure peso. Ho già provato ogni rimedio naturale, tisana, passiflora e dieta alimentare, ma non c'è niente che mi scacci questo male, soltanto un buon medicinale. Aulir, rinazina, malox, fix e delopran, ho pastiglio, cuccio, busto e voglio un buscopan. Tutto il giorno tra ricette, tre pastiglie al giorno però prima delle sette, presupposte ed un clistere, fanno bene al mio morale, io non esco più, io non vivo più. Paura di questo, paura di quello, sto bene soltanto così. Nessuno più mi parla o mi capisce, né che mi ascolti o neanche che mi compatisce. Così al problema di dolori mi si è aggiunta la solitudine profonda. Mi è stato detto che non sto davvero male, che il mio problema non è fisico e mentale, che tutta questa malattia è solo una mia fantasia. Vai, con noi te. Stiamo vedendo l'immagine del disastroso incendio che è successo circa una settimana fa nella zona di esclusione di Chernobyl. Come tutti gli incidenti nucleari, anche questo incendio che ha riguardato una zona nucleare ha dimostrato come non ci sia, quando si parla nucleare, molta trasparenza. Le prime bugie che sono state dette rispetto a questo incendio riguardano la durata dell'incendio e la vastità dell'incendio. L'incendio è scoppiato il 26 aprile, giorno tragico, giorno dell'anniversario di Chernobyl, ed è stato annunciato dal governo ucraino solo il 28 di aprile, ben 48 ore dopo, quindi quando l'incendio era già avvenuto, aveva bruciato diversi ettari di territorio. La seconda bugia riguarda la vastità dell'incendio. Si parla, le fonti ufficiali, di un incendio che ha riguardato 400 ettari, mentre gli ettari sono stati 28 volte in più, circa 1300 ettari. La terza bugia, se vogliamo aggiungere rispetto a questo incendio, è che adesso la situazione si dice che sia sotto controllo. A parte tutta la nuvola radioattiva che è stata liberata da questo incendio, quel territorio è fatto di molta torba, quindi è rimasta molta torba fumante e rimarrà in questa condizione per circa 6 mesi e quindi continuerà a emettere nell'atmosfera materiale radioattivo. Abbiamo in collegamento con noi, avete sentito forse la voce, chi già l'ha sentita qualche settimana fa, di Massimo Bonfatti dell'associazione Mondo in Cammino, è quello che ha promosso ormai da oltre 20 anni il progetto Humus in Bielorussia, uno dei maggiori esperti di radioattività e di Chernobyl purtroppo. Ciao Massimo, grazie di essere anche questa sera con noi. Siamo molto preoccupati. Non ti vedo ma ti sento. Mi senti? No, sì. Abbiamo voluto cominciare con questo momento che vorrei chiamare di controinformazione. Abbiamo visto che sui siti internet in Italia solo voi parlate di questo incidente e la televisione italiana non ne ha proprio parlato. È proprio vero che possiamo fare controinformazione oggi su queste cose? Va fatta vera informazione, la nostra più che controinformazione è vera informazione rispetto al mutismo che c'è stato. A me stupisce molto questo silenzio che c'è stato rispetto all'incendio. Non è per fare del catastrofismo, ma quello che è successo è veramente grave. Forse in Italia c'era l'Expo, forse c'è bisogno di sostenere da una parte l'Ucraina. Proprio in quel giorno, il 29 di aprile, a Londra
si riunivano, no, tutti coloro che dovevano in qualche modo finanziare l'Ucraina per costruire lo shelter sul sarcofago, e quindi in qualche modo bisognava non turbarli, non spaventarli con qualcosa di grosso che era successo. Dall'altra parte c'è la Bielorussia, dove un grande pennacchio il 28 di aprile è andato verso la provincia di Narovlia. La politica di minimizzazione della Bielorussia è fare in modo che la popolazione non parli più a distanza di 29 anni di radionuclidi, di fondo nucleare, di radiazione, perché c'è da costruire la nuova centrale nucleare a Ostroviez. Tutti questi fattori hanno fatto in modo che in qualche modo non se ne parlasse. Noi in Italia d'altronde eravamo presi dall'apertura dell'Expo, quindi avevamo cose ben più grosse di cui preoccuparci. Ma secondo me l'informazione in questi casi va sempre data. Va sempre data perché noi pensiamo che un incidente radioattivo, quando viene messa in circolo della radioattività, sia pericoloso solo se è massiva. Non teniamo in conto che invece sono anche le piccole dosi che man mano vengono distribuite, che vanno nell'organismo, che possono dare dei danni molto forti. Io penso a quei bambini, ero in contatto con delle persone che in quel momento, era l'anniversario di Chernobyl in Bielorussia, a quei bambini che hanno aiutato i genitori a piantare le patate, nel periodo delle patate, quindi hanno respirato, no, come 29 anni prima, pieni i polmoni questi radionuclidi. Penso a quelli che sono andati alla manifestazione del 1° maggio, è stato un po' un triste scenario che si è ripetuto ed è stato molto pericoloso. Quindi vuoi dire, Massimo, che ci saranno nuovamente pericoli proprio per i bambini, come è successo 29 anni fa, proprio con i nostri amici bielorussi che stanno anche in questa trasmissione? Quindi si sta ripetendo tutto tale e quale? Si sta ripetendo, non con quella gravità. Noi pensiamo che un incendio di questo genere generalmente rilascia dal 2 all'8% del cesio 137 che era stato liberato durante l'incendio, ma noi pensiamo che, cioè, la cosa più importante che devi sapere è che questi bambini sono già immunodepressi, quindi in questo stato di subdepressione che hanno i bambini vengono depositati degli altri radionuclidi, quindi la possibilità che vadano incontro delle patologie diventa maggiore. È per quello che diciamo che bastava un po' di informazione, bastava dire di uscire il meno possibile, se si usciva di mettersi delle mascherine. Non c'era bisogno di fare del terrorismo, ma bisognava dare quelle normali raccomandazioni che vengono date in questo caso, e questo non si è voluto fare. Le ripercussioni li vedremo tra qualche anno, sicuramente la salute di questi bambini, e parlo soprattutto della provincia di Narovlia, un lato della provincia di Koinichi, la direzione che va a Vestomosir, questi bambini che vivono in questa zona qui hanno avuto una dose supplementare di radiocontaminazione, questo di sicuro. Stavolta la nube di Chernobyl rimarrà su Ucraina e Bielorussia o si sposterà verso anche di noi, come l'altra volta? E chi lo può sapere? Le esperienze degli incendi che sono avvenuti come questi, 3 incendi precedenti nel 2010 e così via, hanno rivelato che c'è stata una grande dispersione, e una dispersione è arrivata fino alla Turchia e fino alla Scandinavia, quindi è probabile. Sicuramente arriverà da noi. L'ISNRR, che è l'istituto della Sûreté francese in materia di radiocontaminazione, ha detto che in Francia ci sarà una triplicazione del fondo di radioattività, e questo è un dato abbastanza sicuro. Lo sapremo però solo tra alcune settimane. Dipende anche dalla direzione dei venti, dalle piogge, dagli eventi atmosferici. Come possiamo collaborare con voi, Mondo in Cammino, nel nostro piccolo, come società civile, per cercare di fare qualcosa e informazione, cercare anche, ecco, su questo episodio specifico, come possiamo muoverci senza aspettare i 30 anni di Chernobyl e fare solo una celebrazione? Ma diciamo che la maniera migliore di muoversi è quella di fare informazione, è quella di dire le cose come stanno, di chiedere soprattutto ai nostri governanti che facciano chiarezza, che ci informano qual è lo stato della radiocontaminazione, ci informano se eventualmente c'è un passaggio, ci diano quelle raccomandazioni minime che ci sono da fare. Penso che noi come società civile abbiamo il dovere innanzitutto di gridare forte il nostro no verso il nucleare, di fare in modo di fare una grossa campagna perché ci sia l'emendamento di quella famosa legge del 28 maggio 1959, per cui tutte le conseguenze di incidenti nucleari, quindi in questo caso anche di incendi, non vengono dati perché l'AEA non permette all'Organizzazione Mondiale della Sanità di dirli pubblicamente. Questo bisogna fare in modo che cresca
anche su di noi una cresca qua in Italia una cultura nucleare. Ormai la realtà della radiocontaminazione è una realtà che esiste, non possiamo farne meno, siamo circondati da radiocontaminazione e questo non è far paura, l'abbiamo saputo con i cinghiali radioattivi, l'abbiamo saputo con le ricadute di Chernobyl sull'arco alpino, abbiamo avuto la nube di Chernobyl, abbiamo avuto l'acqua radioattiva di Fukushima, abbiamo un mucchio di esempi che ci dicono che la realtà che ci circonda è una realtà di radiocontaminazione. Allora noi chiediamo solo di essere informati, perché essere informati è l'unica maniera che ci permette in qualche modo di contrastare gli effetti negativi che possono avere i radionuclidi. Ecco, io siccome in questa trasmissione sono sempre un po' furbetto, accanto a me ho proprio un governante, lei non lo sapeva nemmeno di cosa parlavamo, ancora non l'abbiamo presentata, è la Presidente delle Commissioni Politiche Sociali di Roma Capitale. Fagli un messaggio di cosa potrebbe fare Roma Capitale e quindi addirittura un Presidente della Commissione Politiche Sociali per collaborare con le associazioni che si muovono in questo senso, per fare informazione, per aiutare la popolazione. Una cosa che magari già tu fai a Torino, a Carmagnola, dove siete. Ma lo ripeto, l'ho già detto prima, io penso che si possono fare tante cose, alcune cose che potrebbero essere demagogiche, altre cose che potrebbero essere più o meno utili, ma uno solo, io continuo a dire da diversi anni, è il grimaldello, no, per scardinare un po' questo muro di bugie. E quindi bisogna che i politici, la società civile, in questo caso il politico, porti avanti una grossa campagna per l'emendamento della legge che dicevo prima, perché l'emendamento di quella legge lì vuol dire in qualche modo conoscere la verità, vuol dire desecretare tutto quanto non è stato detto rispetto agli incidenti nucleari, rispetto anche all'incidente di Chernobyl e rispetto anche al fallout di Fukushima. Quindi sarebbe importante che il politico che lì da voi in qualche modo ci facesse portavoce presso le istituzioni di un ordine del giorno, di una mozione che sia votata da tutti perché sia emendata questa legge qua e che la presentino all'ONU. Perché sennò, come sempre ci hai detto tu Massimo, è quasi inutile fare accoglienza dei bambini bielorussi e fare tante belle cose anche con Roma Capitale e con le politiche sociali se poi non teniamo conto di tutto questo che c'è dietro. Dimentichiamo spesso Chernobyl e facciamo accoglienza di questi bei bambini tanto carini, senza dimenticandoci dove vengono e cosa c'è dietro, no? È un problema globale, in qualche modo se ci mettiamo assieme possiamo risolverlo. Non è un problema che riguarda solo più i bambini di Chernobyl, ma riguarda anche noi, e riguarderà sempre di più noi, per cui dobbiamo prenderlo noi in mano, no? Come il toro con le corna e riuscire in qualche modo a sfondare. E continuo a dire, l'unica cosa è veramente intervenire su questa legge qua. Onorevole Battaglia, vuole dire qualcosa per salutare il nostro amico Massimo Bonfatti? Sì, no, intanto buon lavoro e grazie per le informazioni che ci dà, perché cioè, chi fa politica non sa tutto, quindi umilmente diciamo prenderò da Giovanni il materiale e me ne farò carico, perché mi interessa, i ragazzi sono anche miei amici e francamente se posso fare qualcosa lo faccio volentieri. Grazie. Grazie ancora Massimo, ciao. E sul Mondo in Cammino potete seguire ancora quello che fa. Grazie ancora. Grazie. Buona trasmissione, grazie. Vai, vai. Thank you.
ce la fa.